paura è movimento. Se voi ci pensate, quando avete paura, state sentendo un movimento che può creare un piccolo terremoto nelle nostre vite. Quindi la paura è le cose cambiano. Pensateci, qualunque cosa sia. Ho paura che il mio compagno mi lasci, ho paura di perdere il mio lavoro. È un cambiamento. Fondamentalmente è un movimento della vita che sentiamo accade, che ci toglie da quello che viene chiamato la nostra zona di comfort. Il cambiamento o cambiamente non è sempre negativo. Se succede, e se è destino che succeda, è molto importante che io accolga quello che mi chiede di modificare. Che non vuol dire che succede esattamente quella cosa, ma se quella cosa poi succede, è perché vuol dire che nella mia vita è necessaria per un atteggiamento, un cambiamento interiore. La paura è solo movimento, primo punto. Secondo punto che Franco ha menzionato adesso, dell'individuo. Siamo entrati, diciamo così, ufficialmente nell'era dell'acquario a dicembre dell'anno scorso, questa grande congiunzione che c'è stata tra Giove e Saturno in acquario, che è una congiunzione che è molto rara. Mentre Franco parlava mi è venuta una frase di San Francesco. Ognuno di noi dovrebbe avere la legge scritta nel cuore. Nessuno ci deve insegnare di rispettare un altro. Non ci deve essere una legge che lo scrive. Perché se tu hai la legge del tuo cuore, non hai bisogno di nessuna legge esterna. San Francesco non voleva scrivere le leggi del suo ordine, cosa che gli imponeva la Chiesa, perché altrimenti non sarebbe stato riconosciuto. Perché lui dice, io non devo scrivere niente, non devo insegnare a nessuno ad amare, a dire che è una legge che devi amare. Lo devi avere già dentro di te. E questo è il grande cambiamento che stiamo facendo dall'era dei pesci all'era dell'acquario, che è l'era dell'individuo. Dobbiamo tutti sentire, imparare a fiducia quella voce che è dentro di noi a usare.